Allora, questo video lo devo fare perché lo sento dentro e in un certo senso mi auguro che, perché so che sicuramente lì fuori c'è qualcuno che è in una, non dico in una situazione simile perché sarebbe proprio, però una situazione analoga e ha bisogno di sentirsi dire determinate cose. Di sentire qualcuno vicino, ecco. E quindi sì, questo video lo faccio per questo. Non solo per ventilare, ma anche per, non lo so, per lasciare andare, per, non lo so. Ovviamente questo video è in italiano. Spero di riuscire a mettere i sottotitoli in un tempo decente. E niente, iniziamo. Per chi non mi conoscesse, io sono Noemi, sono un'artista. Oltre ad essere un'artista, però, faccio anche tante altre troppe cose, come mi sento ripetere da tutta la vita. Questo è un video in cui parlerò della mia carriera universitaria, come avrete letto anche dal titolo. Voglio fare una premessa, che è una premessa molto 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 importante. In realtà è una premessa in una premessa in una premessa. So che ognuno nella propria vita affronta cose, eventi e ognuno decide il modo in cui affrontare questi eventi, quindi non mi è mai piaciuto giudicare come uno affronta queste cose, mi auguro di avere lo stesso trattamento. Una cosa molto importante per chi non mi conosce, per chi non sa, il 2021, 2022, 2022 finalmente, dopo una vita, ho avuto la mia diagnosi di ADHD. E per chi non sapesse cos'è, cerco di riassumerlo. Sarebbe in italiano, è molto riduttivo, ma è il deficit dell'attenzione e iperattività. Molto riduttivo, perché in realtà è un termine che esclude, però ovviamente cioè, c'è bisogno di un acronimo, di qualcosa, di assumere il tutto e quindi ok, lo capisco. Insomma, dal mio punto di vista, soprattutto per le informazioni che ho studiato io, studiato, cioè mi sono informata, ecco, nelle donne può avere vari sviluppi mentali che io ho avuto. Cercherò di non andare troppo nello specifico, più avanti nella storia poi si capirà. Comunque, premetto questo perché nella mia vita, non solo in questo pezzo di storia, ci sono molti salti, molte cose che apparentemente non hanno un senso, ma nella mia testa hanno un senso. Molte esperienze di vita che non hanno un senso, molte decisioni che non hanno un senso. E purtroppo nel momento in cui io mi metto nei panni della persona che mi sta ascoltando, io mi rendo conto che quella persona dice tu sei di fuori come i balconi. Quindi lo so, lo so, lo so. Potete dirlo, ma lo so. E ovviamente questo ha portato sempre a tanta incomprensione, soprattutto all'interno anche della famiglia stessa, all'interno di tante cose, amicizie, eccetera, eccetera. Però vabbè, quella è un'altra storia. Partiamo con il viaggio. Come avete letto da titolo, io sono ad oggi iscritta all'università, primo anno fuori corso, il 15 agosto farò 30 anni. Quindi sono un'universitaria a 30 anni, però sono anche fuori corso di un anno solo, quindi come funziona questa cosa? Perfetto. Mi sono iscritta che avevo
27 anni, quindi nel 2020, e mi sono iscritta a lingue a Napoli, tedesco e giapponese. Quindi questi sono i parametri iniziali. Facciamo un altro passo indietro, piccolino proprio. Perché? Da che sei un artista e hai studiato arte, hai fatto, ti sei iscritta a lingue? Perché purtroppo, fin da sempre, ho sempre avuto tante passioni, tanti hobby, proprio tanti, e penso sia dovuto al discorso di quando vieni da, non lo, cioè, parlo per la mia esperienza, però non lo so, quando cresci in una famiglia dove ci sono difficoltà economiche, se hai delle passioni, cioè se hai curiosità, ecco, se hai curiosità, cerchi di imparare, cerchi di... La tua curiosità ti porta a avere vari interessi. Vuoi perché magari devi compensare una mancanza che se i tuoi genitori avessero avuto capacità economiche, magari non avresti avuto voglia di approfondire, non lo so, però boh, nella mia esperienza credo sia così, non lo so. Forse sarei stata più pigra, non lo so. Buttata lì così. Comunque, quando ero piccola, quando ero adolescente, ero al terzo anno di superiori, credo, la mia passione per l'arte si è incanalata tutta nei manga e successivamente negli anime. Quindi ho iniziato ad interessarmi a leggerli, perché poi ovviamente li divoravo, me li prestavano i miei amici, che loro avevano delle collezioni stratosferiche, quindi io me li magnavo come se non ci fosse un domani. Mi sono interessata prima ai manga e poi con l'avvento dell'internet, quello un po' più legalissimo, mi sono avvicinata anche agli anime e poi successivamente, grazie a una mia cara amica, ai drama giapponesi o dorama. E lì poi è esploso il tutto, perché cioè io non ne potevo fare a meno, mi ero ossessionata con uno e riguardavo, lei mi aveva fatto un CD e io lo guardavo e riguardavo all'infinito perché volevo capire la lingua, mi piacevano gli accenti degli attori, vabbè. Quindi per farla breve, mi appassiono al giapponese e alla lingua giapponese e alla cultura giapponese, e in realtà questa passione per il Giappone c'è sempre stata, perché quando ero più piccola, proprio piccola, 10 anni tipo, sul mio primo computer facevo delle ricerche su tutti i posti che volevo visitare quando poi sarei stata grande, e avevo un raccoglitore con dentro, cioè un raccoglitore sul Giappone, poi un raccoglitore sull'America, New York, San Francisco, Los Angeles, queste cose qua. E sul Giappone tutta la storia dell'arte, era tutto tratto più o meno, che ne so, da una Wikipedia o da qualcosa di simile, però erano cose che mi appassionavano, stampavo e leggevo. E quindi è un amore, cioè una passione che ha delle basi profonde, ecco. Quindi questa è la passione per il Giappone. Poi l'interesse, ecco, passione too much, l'interesse per la Germania nasce quando mi ci sono trasferita e ci ho vissuto per qualche mese, come lingua, essendo io super fan dell'inglese, mi piace molto la differenza, essendo entrambe lingue germaniche, mi piace molto la differenza tra lo smooth dell'inglese, cioè proprio la lingua molto morbida, e mi ha conquistato il tedesco, che è una lingua così complicata, non c'è un'altra parola, complicata. E questo è successo nel questo viaggio in Germania, questo trasferimento in Germania è successo nel 2013-2014 tipo. E lì mi sono avvicinata al tedesco perché
prima l'ho studiato da autodidatta e poi una volta lì avrei dovuto iniziare dei corsi che lì praticamente offre il comune, diciamo lo Stato, ecco, gratis, ti metti lì, una volta che ti registri al comune ti fanno questi corsi. Però poi dopo sono rientrata in Italia, insomma non li ho più fatti. Perché ho deciso di iscrivermi all'università a 27 anni. Perché, piccola, una delle tante parentesi, quadri, dal 2014 in poi io mi sono dedicata al lavoro. Io ho lavorato per anni come commessa e poi come per 2 anni come store manager, quindi sempre nelle vendite. E mi sono dedicata a quello principalmente. Quindi dal 2014 ho fatto sempre quello, ma non l'ho fatto, questa è una cosa importante per la storia, non l'ho fatto, io sono campana, non l'ho fatto in Campania, l'ho fatto trasferendomi a Firenze, dove ho avuto tante opportunità di imparare, eccetera, eccetera. Perché a 27 anni? Perché da sempre io avevo questo piccolo pallino in testa, ossia che essendo cresciuta con il sentirmi dire costantemente nelle orecchie che io lascio sempre tutto a metà, non porto mai a termine nulla, avevo questo pallino in testa che oltre a questa vocina mi ricordava il fatto di quanto io amassi studiare, perché io ho sempre amato mettermi lì, imparare cose nuove, essendo appunto una persona curiosa, mettermi lì, fare ricerche di mio, pure a scuola se ci assegnavano X pagine, io da quelle X pagine arrivavo a studiare altre cose perché mi attirava, oppure ero curiosa di questo autore o di questo avvenimento, eccetera, eccetera. Quindi ho sempre amato studiare. Però in particolare, dopo la scuola superiore, ho fatto l'artistico, avevo appunto questa passione per... già la scelta per la scuola superiore è stata un parto, perché ero indecisa fra scientifico, perché amavo la matematica, artistico, bla bla bla, quindi vi lascio immaginare la scelta per l'università, che in realtà è stata abbastanza semplice, perché nonostante io amassi la storia dell'arte, nonostante io ami l'arte, ero troppo attratta dal discorso dello studio delle lingue e soprattutto dalle prospettive di lavoro che ti può dare una laurea in lingue. E quindi a 18 anni mi sono iscritta all'università. Quindi sì, io ero già iscritta all'università, ma tranquilla. È durata 6 mesi, perché dopo 6 mesi ho smesso di studiare, e poi dopo tipo anni ho fatto la rinuncia agli studi perché mi ero completamente dimenticata di farla, non credevo fosse una roba obbligatoria. Ho smesso poi di andare all'università e sono andata avanti trasferendomi poi in Germania, perché la mia famiglia ha avuto problemi e quindi non ho potuto scegliere di, cioè non è che dici no, non mi piace studiare, oppure no, non ho potuto più fare nulla, e quindi caput. Ho scelto di riscrivermi a 27 anni perché è arrivata la pandemia e stavo già valutando, avevo già fatto anche il test d'ingresso a Torino, perché c'è una ragazza che seguo, youtuber, cioè in realtà lei è il compagno, che si era iscritta, appunto lei è pure appassionata del Giappone, si era iscritta a Torino e il suo feedback mi è sembrato molto valido. Torino mi è piaciuta tanto come città quando ci sono stata, e quindi why not? Io
in quel momento vivevo a Firenze, quindi stavo valutando un trasferimento a Torino. Sto parlando del 2018-2019. Nel momento in cui passo il test, tutto a posto, stavo cercando di capire come muovermi, come fare il trasferimento, se iniziare a mandare curriculum, se cosa fare, cosa non fare, capire se volevo studiare da full time o da part time, eccetera, eccetera. La pandemia. Arriva la fine del mondo. E io ero a Firenze, avevo appena cambiato lavoro, perdo il lavoro. Rido perché sono a disagio, e perdo il lavoro e torno giù in campagna, perché sì, torno giù in campagna. Non vi dico il mio stato mentale, perché essendo uscita di casa a 18-19 anni, tornare a casa dei propri genitori era una botta in fronte, e è stata una bella situazione. Però in quel momento, oltre al fatto che ero giù e che eravamo tutti chiusi tipo sardine e non avevo vie di fuga se non il disegno, se non l'arte, eccetera eccetera, io avevo bisogno di impiegare il mio cervello in qualcosa di più grande. E quindi mi sono detta: perché non ci iscriviamo all'università come avevamo programmato, ma ridimensionando l'idea di andare a Torino, perché sai com'è, un po' non si poteva fare, perché no? E quando io mi sono iscritta a 18 anni all'università, era l'Università di Napoli, l'Orientale. Parere molto personale, quindi prendetela con le pinze. A me l'Università di Napoli, non sono mai stata in altre università, quindi non lo so, però diciamo che non mi ha lasciato una buona vibe addosso, assolutamente non per i professori, perché tra l'altro il primo anno che poi mi sono iscritta ho avuto come professore di storia moderna il mio stesso professore, ed era il suo ultimo anno perché poi è andato in pensione ed è stato molto figo come cosa, di quando mi ero iscritta. E infatti il primo esame che io ho dato a 18 anni, il primo e unico esame che ho dato quando mi sono iscritta, era stato proprio quello, quindi è stato molto bello. E professori validissimi, i corsi molto molto interessanti, tutto è, ma l'organizzazione è oscena. Io non so cosa ci sia dietro all'organizzazione di un'università, perché non sono un rettore, però mi sembra assurdo che nel 2024, all'epoca nel 2020, ci siano state determinate situazioni che io proprio che erano le stesse situazioni che io avevo già visto quando avevo 18 anni, quindi stiamo parlando del 2013, insomma, vabbè. Quindi questo è il mio parere personale, però in quel momento ero disperata, senza speranza, avevo voglia di fare, e quindi ho detto ok, facciamolo, via. Poi mi ero informata e stava nascendo la fantastica DAD, che mannaggia a loro quando hanno deciso di levarla, perché per chi ha più di 24 anni la DAD è essenziale, però nessuno ha voglia di sbattersi, e quindi lo capisco. E grazie alla DAD io mi sono fatta i primi 2 anni di università da casa, con la borsa di studio, 24 ore su 24 a studiare letteralmente, in grazia del Signore. Perché studiavo, comunque avevo una mia mini economia da parte, comunque ero a casa dei miei genitori, sì, però tutte le cose mie me le vedevo io,
pure la spesa me la facevo da me, quindi non davo noia a nessuno, stavo nel mio angolo e via. Cosa succede? Finisce la pandemia. In realtà già nel 2020, l'estate, ho lavorato, ho gestito un negozio e poi nel 2021 ne ho gestito un altro. E sono uscita da quell'esperienza uccisa mentalmente, cioè un breakdown totale, morta. Perché comunque immaginate che io lavoravo e davo gli esami mentre ero in negozio. Questo negozio era a due piani, giù c'era la mia collega, io andavo su e davo gli esami, perché ero letteralmente tutto il giorno nel negozio. Però ok, ne esco cotta, la mia situazione mentale peggiora di tanto. Quindi da novembre a marzo, più o meno, io, il mio cervello va in un altro posto, cioè totalmente perso, e automaticamente si mette in pausa l'università. Cercavo di studiare, ma non ricevevo, cioè il mio cervello non ricepiva alcuna informazione. Leggevo, studiavo, dimenticavo. Mi ricordo che in quel rido sempre perché sono a disagio. Mi ricordo che in quel periodo a gennaio, spoiler, ero sotto medicinali, ho dato un esame che io ho amato studiare, la professoressa io l'avrei voluta come mia relatrice proprio per la tesi, e ogni sua lezione è stata una roba pazzesca, perché lei ha un bagaglio culturale osceno in senso positivo. Io ho fatto, non scena muta, ho iniziato a parlare e poi a un certo punto, mentre parlavo, mi sono dimenticata cosa stavo dicendo, sono andata nel panico e ho iniziato a piangere. E avevo i medicinali tipo fino a qua, quindi per fortuna ricordo tipo tagli della realtà. E la professoressa, penso, scioccata e impietosita e boh, mi ha messo 21. Io morta, perché quell'esame volevo prendere un voto stratosferico perché l'ho amato, però l'ho passato e quindi ok. Quelle due risposte che ho dato hanno fatto, non lo so, il miracolo. Ed è sfumata anche l'opportunità di chiederle di farmi da relatrice, perché con un 21, se le chiedo di farmi da relatrice, lei mi guarda e mi dice: dov'hai? Ma che vuoi? Ma chi sei? Vabbè. Comunque, questo. Arriviamo a... sì, la primavera del 2022. Io ho un cane. Ciao Moshi, che è giù in campagna, e avevo un gatto che ovviamente non c'è più, in qualche video si vede, video vecchio, e il mio gatto sta male, inizia a stare male, e io tutta l'estate la passo a fare l'os al mio gatto, fargli le flebo, fargli dargli 850.000 medicine, perché i dottori, cioè i veterinari, dicevano che si sarebbe ripreso, sarebbe stato meglio, eccetera eccetera. Nel frattempo faccio una cosa, no, cioè mentre faccio queste cose studio. Quell'estate non ho lavorato perché dov'hai, e sono riuscita a prendere la borsa di studio, che se n'è andata tutta per le spese mediche, le spese veterinarie dei miei animali. Il primo anno non sono riuscita a prendere la borsa di studio perché mi sono immatricolata a dicembre. Nell'estate 2022 io studio, riesco a dare finalmente degli esami importanti come le lingue del primo anno, perché vuoi una cosa, vuoi un'altra, avrei dovuto dare gli esami delle lingue nell'estate 2021,
ma non sono riuscita perché stavo lavorando e ho dovuto rimandare. Comunque sono riuscita a dare altri esami, però ok. Quindi, diciamo, l'anno dopo del primo anno, il secondo anno, riesco a dare gli esami di lingua del primo anno. Io stavo studiando per un esame in estate, ad agosto, stavo studiando per un esame molto molto pesante, filologia germanica. Ora, trigger warning, perché qui è un bordello. Qui inizia ad andare tutto a scatafascio, che a me parlarne mi fa venire il PTSD, cioè proprio post traumatic syndrome, i flashback del Vietnam. E settembre, sessione di settembre, io avevo quasi finito di studiare, mi mancava pochissimo ed era il giorno prima, sì, era il giorno prima dell'esame. Tra l'altro era il giorno delle votazioni dove poi dopo è stata eletta la Meloni. Io mi stavo preparando per chiudere tutto ed andare a votare. Stavo studiando, avevo finito, cioè era letteralmente l'ultimo capitolo e il giorno dopo avrei dato questo esame, ero pronta all'80%, molta ansia perché è un esame enorme, ampissimo, con l'ira di Dio della roba dentro. Non vi sto a specificare com'è successa tutta la situazione perché è oscena, però il mio gatto cade dal balcone del quarto piano, che i gatti dei miei vicini, terzo piano, cascavano continuamente, tutturi, salivano su. Il mio gatto, avendo già un problema ai reni, gli stavano cedendo i reni, la FIV, infezioni varie, eccetera, eccetera. Dopo 2 giorni mi lascia. Io avevo speso tutto per lui, tutto, e lui mi lascia. Mental breakdown. Ovviamente non ho fatto l'esame, ovviamente da un lato la morte perché il mio gatto, io lo sapevo, non ce l'avrebbe fatto. Cioè, il mio gatto era super su tutto, invincibile, ma questa sapevo che non ce l'avrebbe fatta. E quindi da un lato combattere col discorso del farlo soffrire il meno possibile, da un altro combattere con il fatto che per l'ennesima volta c'era una battuta d'arresto sulla mia carriera universitaria, che tu dirai sì, ma tanto c'hai 30 anni, non è che c'hai 20 anni e quindi, oh mio Dio, mi spiccio, se no i miei genitori ce l'hanno con me perché non mi laureo in tempo e sono un fallimento per la famiglia. No, questo sicuramente nessuno mi stava correndo dietro, nessuno ad oggi mi corre dietro, ma scusate, non c'è nessuno che mi corre dietro, eccetera, eccetera, ma io, per come sono fatta io, purtroppo, male, ero io che mi correvo dietro perché è sempre stato un obiettivo che volevo raggiungere. E avere quel pezzo di carta in mano, avere quella coroncina del cavolo in testa, significava ce l'ho fatta da sola, senza l'aiuto di nessuno, non devo niente a nessuno. Ho raggiunto qualcosa che ho sempre voluto. Quindi era un'altra battuta di arresto che, conoscendo anche la mia salute mentale, Dio solo sapeva quando è che mi sarei ripigliata, e infatti è stata una situazione. Fatto sta che questo è settembre, quasi fine settembre, sì. Fatto sta che io mi ritrovo senza il mio gatto, senza aver dato gli esami che volevo dare in quella sessione, senza lavoro, senza voglia di studiare assolutamente perché il mio cervello di nuovo era andato per vie, e ero sempre giù in campagna perché c'era ancora un po' qualche strascico del Covid. Io ero 100% sull'università, quindi
Figuratevi che il Covid, le due volte che l'ho presa, è perché i miei familiari me l'hanno mischiato a casa, perché io non uscivo, cioè ero lì a che studiavo, perché volevo questa cazzo di laurea. E infatti quando sono tornata giù, piccola parentesi, quando sono tornata giù da Firenze, avevo detto ai miei, io voglio solo 3 anni. 3 anni in cui io studierò, farò solo quello, cioè al massimo se proprio proprio mi trovo un lavoro tipo cameriera la sera, non lo so, però io 3 anni, dopo 3 anni io vado, perché non, il mio obiettivo non era mai stato quello di tornare giù, mai stato quello di tornare a casa, anzi il mio obiettivo era quello anche di andare via da Firenze e trasferirmi all'estero, perché io voglio andare all'estero, per questo anche studio lingue. Però quindi il mio obiettivo era quello. In questo momento nella storia, settembre 2022, mi ritrovo senza il mio gatto, senza voglia di studiare, senza soldi, senza una minima idea di che fare, che non fare. Mi chiamano da un'azienda per cui avevo già lavorato in passato a Firenze e, per farla breve, mi ritrovo a Firenze e quindi io ora sono a Firenze. Cosa succede? Succede che io ero talmente morta dentro che vado avanti per inerzia, cioè letteralmente la mia vita va avanti, e io lavoro, finisco il lavoro per cui mi avevano chiamato e ne trovo un altro, finisco quel lavoro e ne trovo un altro, amicizie ovviamente riprese perché che bello, evviva, vita sociale che riprende perché dopo 2 anni chiusa in casa io a malapena riuscivo a parlare con la gente, però ok, ricomincio un attimino a vivere e a creare anche come artista, e l'università è lì che ogni tanto mi ricorda che esiste, perché i gruppi WhatsApp, il gruppo dell'università su Facebook ogni tanto spuntano e io sono lì che tipo ok. E c'è da dire che in questo anno e mezzo, allora l'ultimo esame l'ho dato a gennaio 2023. Esame facilissimo, bellissimo, storia del cinema, molto easy peasy, studiato in una settimana mentre lavoravo full time. Certe volte mi viene da farmi così brava, cose, però poi questa voglia di finisce subito. Da gennaio 2023 inizia un momento in cui dico ok, chiedo al lavoro se mi possono fare un part time perché voglio studiare. Accettano di farmi un part time, ma io comunque non riesco a, perché il mio cervello funziona, io faccio sempre l'esempio di una batteria molto piccola, in cui o questa batteria o la non è intercambiabile con vari oggetti, cioè non la puoi mettere, avete presente, no? Che le batterie hanno tipo quella dell'orologio e quella rotonda, quella del telecomando della televisione, sono quelle così, più grandi, più piccole, eccetera, eccetera. Ok, il mio cervello è così. Se sto lavorando, il mio cervello diventa la batteria per il lavoro. Se voglio studiare, ho bisogno dell'altro, però il mio cervello è uno solo, Quindi la batteria del lavoro non si può mettere nello studio e quindi, insomma, non riesco a fare due cose contemporaneamente, cose così importanti, ecco. Quindi chiedo un part time, ma comunque non riesco a, riprendo a studiare, ma in maniera sporadica, male, mi ricordo un po', praticamente, quindi studio perché lo voglio fare, ma riprendo per un attimo le lingue, ma ciaone proprio. Arriviamo a settembre, sì, perché a settembre io riesco, come diceva sempre la mia psicologa, tu credi di non star facendo nulla, ma qualcosa la fai. E infatti è vero, perché io a settembre
lentamente ma inesorabilmente convalido sul sito dell'università il tirocinio. E per chi sa chi è universitario, ma per chi non è universitario faccio un breve paragrafino. Per fare il tirocinio tu devi, almeno la mia università, prima di fare il tirocinio devi arrivare ad avere un tot di esami che ti abilitano, tot di esami o il terzo anno nel mio caso, che ti abilitano a fare il tirocinio. Tirocinio che cosa sarebbe? Sarebbe uno stage praticamente, fare dei lavori per qualcuno, per un'azienda che non ti paga, ma ti convalida questo tirocinio con l'università e quindi ti danno quei CFU 6 pidocchiosi per arrivare poi a prenderti quel pezzo di carta. E prima di fare il tirocinio però devi arrivare ad avere il corso sulla sicurezza, ce la posso fare, corso sulla sicurezza che ti permette di accedere appunto ai tirocini. E per ogni tirocinio, cioè per ogni ente, c'è un corso sulla sicurezza. Rischio basso, medio alto. Ora, la mia università è a Napoli. Io vivo a Firenze. Lavoravo a Firenze. Come fai un tirocinio? Perché i tirocini erano 99% in presenza. Come fai a trovare un tirocinio in presenza a Firenze? Ok, ovviamente tu devi, non è l'università che ti mette in contatto con gli enti, cosa, no, tu studente devi contattare gli enti mandando un'email dalla tua email universitaria dicendo sono XY, vorrei fare il tirocinio con voi. Alcuni enti per esempio richiedevano di mandare, se dovevi scrivere articoli, di mandare delle cose che magari avevi scritto tu, oppure che ne so, robe di grafica, non lo so, cose così, capito? Io avevo trovato all'inizio un ente su Firenze, l'unico ente su Firenze che poteva fare una cosa del genere, che era tra l'altro una cosa molto molto bella di assistenza e volontariato, insegnare lingua eccetera eccetera a persone straniere, che però purtroppo non ho potuto fare perché lo facevano mentre io stavo lavorando e questo, cioè, non era compatibile con gli orari del mio lavoro che era full time. E quindi ho cercato un altro ente. Mentre cercavo questo ente facevo il corso per la sicurezza, rischio basso, perché l'ente che poi alla fine ho trovato faceva, per fortuna, tirocini a distanza. Quindi io lavoravo dal computer, scrivevo questi articoli per questo sito, tutto a posto. Nelle ultime 2 settimane tipo sono stata editor, e io avrei dovuto finire a settembre, invece a settembre l'ho convalidato perché c'era il primo appello disponibile, ma ho finito a inizio agosto tipo, nonostante appunto lavorassi, perché ero talmente passionate, proprio, cioè avevo talmente tanta voglia di fare che mi sono, cioè il mio giorno libero io lo passavo totalmente a scrivere questi articoli che poi pubblicavano il resto della settimana. Quindi, cioè, praticamente me lo sono magnato questo tirocinio perché avevo voglia di studiare. E l'ultimo progresso che io ho fatto in università, con l'università, è stato settembre 2023. Perché poi ho cambiato lavoro full time, oddio, scusate, ho cambiato lavoro e full time, però incredibilmente potente, e non ho avuto più un attimo per fare nulla. Il problema è che era il mio primo anno fuori corso e vi giuro che quando ho letto primo anno fuori corso sull'iscrizione ho pianto, perché era qualcosa che non volevo, ma non perché io per me ho aspettative alte. Quando leggo di persone che si sono laureate
ho avuto amici che si sono laureati dopo anni fuori corso, cose, e io non ho mai detto, anzi, in qualsiasi modo tu arrivi al tuo obiettivo, anche dopo anni, anche dopo, cioè è un obiettivo che raggiungi, quindi grande. Il problema è che su me stessa io pongo delle aspettative assolutamente non reali, assurde, perché non puoi raggiungere determinate cose in determinati tempi campando da sola, senza l'aiuto di nessuno, cioè, no, non lo puoi fare, non, no, è irreale, utopico. E quindi io faccio l'iscrizione ad ottobre per il primo anno fuori corso e non pago le tasse, perché non avevo soldi, semplice, non avevo soldi, ero in un momento di, insomma, vivere a Firenze da sola non è comunque non è facile, senza, ovviamente io alle mie spalle non ho genitori, non ho, cioè se io finisco i soldi finisco sotto un ponte, easy peasy proprio. E quindi ho dato priorità alla mia vita, cioè al mangiare, al comprarmi, non lo so, a pagare le bollette, a pagare l'affitto, ignara di quello che poi sarebbe successo e che ho scoperto tipo ieri. Ossia che, allora, già non sapevo che il primo anno fuori corso, anche se hai reddito zero, devi pagare X soldi in base alla tua università, perché sei fuori corso e sei un loser e quindi devi pagare i soldi. Che per me è una roba, ok, vabbè, però ci sta, se magari uno si mette lì e si vuole parcheggiare, tra virgolette, all'università, io sono rimasta parcheggiata all'università per un anno senza dare esami, quindi vabbè, paghiamo. Quindi, oltre a dare i soldi perché sono il primo anno fuori corso, non avendo pagato le tasse a ottobre, a novembre, a dicembre, a gennaio, a febbraio, a marzo, a aprile, le pagherò, dovrei pagare a maggio, con una mora di 300 euro. Quindi, oltre alla tassa regionale, oltre ai soldi perché sono fuori corso che sono 200 euro, quindi oltre a questi già 300 e passa euro, pago anche la mora di 300 euro. Non lo so se è giusto, non lo so se è sbagliato, non lo so se... Mi sembra, da ovviamente dalla parte mia, sembra solo assurdo, però ok. Perché se uno è lavoratore, io ho lavorato e non ho avuto tempo di... Vabbè, non ho fatto la sospensione perché credevo di riuscire, non ho fatto la richiesta del perché chi fa l'università può richiedere, se è lavoratore, di studiare part time, quindi se in un anno devi dare 8 esami, part time ne dai 4. E ovviamente invece di metterci 3 anni per laurearti ce ne metti 6. Però, insomma, è più vantaggioso in questo senso. E non ho fatto nulla di tutto ciò perché, appunto, ho delle aspettative alte, bla bla bla, eccetera, eccetera. E quindi, ok. Ora, qual è il main goal di questo video? Qual è il senso di questo video? È che costantemente mi sento, vabbè, oltre a sentirmi dire quante cose vuoi fare, c'hai troppi obiettivi, c'hai troppe cose, tanto nella vita puoi fare solo un lavoro e quindi scegli quello che vuoi fare, eccetera, eccetera, mi sento anche dire, sì, ma riprendi in mano la tua laurea, sì, ma cioè dai priorità alla laurea, in qualche modo lo trovi. Io certe volte veramente perdo le staffe
perché ieri mi è stato chiesto: ma tu ti vuoi laureare o no? Questa è una domanda che, fatta a una persona di 30 anni quasi, è una domanda che, nonostante io abbia fatto tante cose nella mia vita, qualcuna di queste lasciate a metà, qualcuna ripresa, qualcuna ancora work in progress, tipo per esempio il mio negozio, tipo il discorso che voglio fare qualcosa di mio a livello artistico, fatta questa domanda a 30 anni, dopo tutto quello che uno ha fatto e che dovrebbe conoscere, se è una persona che mi sta, che mi è vicino, un'amica, cosa è, lo sa, dopo tutto quello che ho fatto e dopo tutto quello che ho passato, so perfettamente che c'è gente che passa molto peggio, ci sono guerre in corso, eccetera, eccetera, quindi assolutamente non voglio fare la vittima di nulla, però ognuno affronta le proprie cose purtroppo in maniera sua, cioè in maniera personale, e io so di affrontare le robe in maniera di merda, assolutamente, cioè io vado nel panico anche se mi si stacca una tenda, cioè... Quindi, però questa domanda io l'accetto fatta a un ragazzo di 20 anni, una persona di 20 anni, 24, che sta ancora cercando di capire: ma se io mi iscrivo all'università a 27 anni con la consapevolezza che voglio fare l'università, che è un desiderio che avevo da quando avevo 18 anni e che ho dovuto interrompere per scelte non mie, per problemi che purtroppo c'ero nel mezzo, e che fai? Se io mi iscrivo all'università a 27 anni e continuo e per 2 anni mi faccio un culo così e butto il sangue, butto le lacrime 24 ore su 24, perché poi tutti lo sanno che il cervello di una persona a 30 anni non è il cervello di una persona a 18, e me ne sono anche resa conto, nonostante io ami studiare, amo leggere, amo conoscere, vorrei avere un cervello grosso quanto una casa per metterci tutte le informazioni possibili. Però questa domanda mi spezza costantemente, perché mi fa mettere in discussione tutto quello che sono, tutto quello che faccio, e so perfettamente che c'è una coccinella sulla finestra, scusate, so perfettamente che non bisogna farsi abbattere dagli altri, non bisogna stare lì a sentirsi il giudizio delle persone addosso, perché ogni esperienza a sé, ogni persona vive a modo proprio, eccetera, eccetera. Però, raga, cioè, a lungo andare uno si spezza, cioè, anche perché tu hai voglia di studiare, hai voglia di, anche a livello, togliamo il livello lavorativo, perché magari tu vuoi, aspiri a una posizione migliore, aspiri a un lavoro migliore, ti vuoi trasferire, la laurea comunque gioca un ruolo importante, non lo so, però anche a livello umano, cioè, te magari la vuoi questa laurea, e premetto che io nella mia famiglia sono l'unica che è andata all'università, e se mai mi laureerò sono da parte sto pensando da parte di madre, no, mi sa che anche da parte di mamma, non lo so, vabbè, comunque da parte di padre sicuramente, però sono l'unica che è andata all'università, e cioè a livello umano è qualcosa, è una conquista anche a livello di conoscenza, a livello di esperienza, eccetera, eccetera. Quindi interfacciarsi non solo con questo, con le persone che ti danno un loro punto di vista, ma anche con il fatto che dove ti giri perché hai 30 anni, e io quest'anno perdo anche il diritto a viaggiare con la freccia Young, perché farò 30 anni e non sono più young per Trenitalia, quindi per dire una stronzata, però per esempio in Campania se hai al di sotto di 26 anni e X reddito puoi viaggiare gratis sui mezzi, se vuoi richiedere l'alloggio universitario, se ci sono tante cose che non puoi avere oltre
tot anni, oltre 26 anni. 26 anni è proprio la barra dove tu oltrepassi 27 anni, sei un vecchio di merda che, con tutto il rispetto per le persone anziane e adulte, di cui faccio parte, sei per le istituzioni, sei un vecchio di merda che hai un tuo reddito a 27 anni, sicuramente hai un tuo reddito e devi pagare tutto, non hai più alcuna, a 30 anni poi non te lo dico proprio, perché a 30 anni tu dovresti essere imprenditore e cioè non esiste che lo Stato ti dia, le istituzioni ti vengano incontro, perché tu 30 anni sei proprio, cioè, Bastianic o non lo so, mi vengono altri imprenditori, cioè, non mi vengono, e quindi c'è, cioè, proprio ciao. Quindi c'è, cioè, combattere contro tutte queste cose, combattere contro la realtà che io in questo momento sono in disoccupazione, dico i cazzi miei come se non ci fosse un domani, però sì, sono in disoccupazione, ci resterò fino a settembre, però la disoccupazione non è uno stipendio e quindi devi per forza fare dei tagli di vita, perché altrimenti di nuovo sotto i ponti. Quindi capire cosa vuoi fare è fondamentale per vivere, soprattutto per portare al termine determinate situazioni. Ora, questo video, oltre ad essere uno sfogo incredibile perché ce l'avevo qui nello stomaco, poi mi si torcigliavano le budella, è anche un cercare di spronarmi, perché alla laurea mi mancano 8 esami, che oggettivamente sono tantissimi, ma soggettivamente sono pochissimi. Gli unici esami, quelli più complicati, sono le lingue, perché mi mancano 4 esami di lingua secondo anno, 2 di lingua secondo anno, 2 di lingua terzo anno, e le lingue ovviamente devi studiarle sempre, perché ti dimentichi. Per fortuna, a quello che posso vedere, qualcosa di giapponese me lo ricordo, quindi è il tedesco il problema, come sempre. Il tedesco, il giapponese è facilissimo, come lo dico, come dico sempre, il francese, what? Il tedesco è difficile, difficile oggettivamente, se non lo parli, se non lo ascolti è difficile. Quindi cercherò di capire cosa fare in questo senso e di darmi una mossa, magari farò qualche video di autoincoraggiamento per vedere i miei progressi nelle lingue, boh, vediamo. Però questo video è fatto per chi si trova in questa situazione e per chi ha bisogno di vedere qualcuno che sta proprio nello stesso turmoil, non lo so tradurre in italiano, nella stessa tempesta di merda, forse tempesta di merda è meglio, in cui si sta passando, dove magari appunto ci si vuole laureare, ma non, anche perché la laurea in lingua, cioè sicuramente non è la laurea in medicina o non lo so, giurisprudenza, però comunque le lingue appunto è un qualcosa che devi studiare costantemente, o ingegneria, ecco, anche ingegneria, mamma mia, so per certo che è una laurea incredibile perché ho avuto persone che l'hanno studiata vicino, amici, però comunque le lingue devi avere una certa costanza, perché sennò ti scordi pure come si dice ciao, e devi ricominciare da capo, che è una cosa che ovviamente devo fare io adesso, però dentro di te, nonostante tutto questo, sai che ce la puoi fare, sai che ora inizio a piangere, sai che la voglia ce l'hai, l'hai sempre avuta, sai che la determinazione non ti ha mai abbandonato, semplicemente la vita succede, le cose brutte succedono e le battute d'arresto sono dietro l'angolo praticamente, e soprattutto il momento in cui arriva la realizzazione che lo devi fare, non importa quanto sforzo ci vorrà,
cioè da un lato sei felice, cioè io ieri ero lì che pianificavo, vedevo quando c'erano i prossimi esami, nonostante devo pagare 600 euro all'università, che non è nulla, perché ho letto di persone che pagano tipo 1.500 all'anno per le tasse eccetera eccetera, quindi fortunatissimo, però comunque da lavoratrice, cioè tutto il discorso fatto prima sono soldi, però pianificare gli esami, pianificare le lezioni, cioè ho tutto il calendario con tutto quello che poi devo fare, cioè per come sono fatta io mi rende molto felice, ma penso che chiunque si iscriva all'università a 30 anni, 27, 28, 30, 40, 50, 60, 80, lo fa perché lo vuole fare, non è costretto da nessuno, non è obbligato da una famiglia, non è obbligato da una cosa sociale che dopo le superiori è che fai, non ti iscrivi all'università perché che cosa fai, capito? Non è una costruzione sociale, non è un costrutto sociale, non è un obbligo, è semplicemente voglia di farlo, voglia di studiare, voglia di imparare, voglia di migliorare. E certe volte è difficile riuscire a conciliare questa voglia, questo desiderio, questo bisogno, perché nel mio caso è proprio un bisogno, cioè io mi rendo conto che certe volte è proprio bisogno fisiologico, e a volte è difficile conciliare tutto da soli, e soprattutto far capire agli altri che non è una tua scelta non laurearti, non è una tua scelta mettere in pausa l'università, non è stata una mia scelta non pagare le tasse e arrivare a pagare quello, quello e quello. La mia risposta alla domanda, ma tu te la vuoi prendere la laurea? Cioè la mia risposta, e io odio rispondere a una domanda con un'altra domanda, è ma perché secondo te io non me la voglio pigliare la laurea? Cioè, secondo te io ho buttato 2 anni di soldi, sangue e tempo perché non c'avevo un cazzo da fare, quindi vabbè, ok, che fai, non studi? No, quindi niente, cioè è difficile, però dobbiamo farlo, quindi boh, spero che questo video sia di aiuto. Non ho dato assolutamente alcun consiglio perché non ne ho. Il mio consiglio è, non lo so, se state lavorando mettetevi da parte più contributi possibili, cioè più tipo fatevi un anno di lavoro come ho fatto io, e poi quando scade il contratto potete usufruire di una NASPI che sicuramente non vi fa arricchire e non vi fa mettere soldi da parte, non vi fa campare in maniera splendida, però almeno riuscite a darle quei 2-3 esami. Soprattutto pagate le tasse universitarie, per favore, se siete iscritti e se vi iscriverete l'anno prossimo, perché se no potete sentire a me. Non lo so se farò qualche video inerente all'università in cui cerco di non lo so, aiutare qualcuno, perché io credo che questo sia un tabù gigante quanto una casa, e parlare con le persone è difficile perché ti giudicano. Soprattutto una cosa che capita sempre, sempre, è che quando mi presento a persone o parlo con persone nuove eccetera eccetera, esce fuori il discorso università, oppure ma tu che cosa fai, oppure mai studiato, ma io faccio sì, sto studiando lingue, e mi guardano e fanno ah sì, mi dicono che sembro più giovane d'età, ok, bello, evviva la mia genetica, una cosa buona me l'hanno data, però poi mi fanno tipo quando io dico sì, ho fatto, mi mancano 8 esami alla laurea, e quando poi collegano questo al fatto che ho 30 anni, dicono oddio, questa magari sta fuori corso da 76 anni e mezzo, e io tipo li guardo perché fanno quella faccia tipo che vogliono contare, non lo so, tipo vanno in tilt un attimo, dico no aspetta, mi sono iscritta a 27 anni all'università, e loro fanno ah bene, brava, brava, no sono contenta, brava, hai fatto bene, ecco.
e lì si calmano, perché se no stanno lì a dire cazzo, questa quando aveva 19 anni sta ancora lì a morire, a... quindi c'è sempre questo pregiudizio. Quindi giustamente capisco chi non ne vuole parlare, capisco anche perché poi sprechi un fottio di ossigeno per spiegare ogni volta che è no, però è... ok, quindi niente, questo ovviamente questo video è anche un modo per procrastinare sullo studio che devo iniziare da oggi, perché io molto fiera di questa cosa, però il primo esame il primo esame dopo 2 anni ce l'ho, dovrei avercelo, se pago le tasse dovrei avercelo ora, ho le lacrime, io piango subito, piango sempre, quindi mi stavo commuovendo al fatto che devo fare il primo esame dopo 2 anni. Il primo esame dopo 2 anni ce l'ho o a fine giugno o a fine luglio. In realtà ne vorrei dare 2, però vediamo, perché Noemi, calmati, respira, mi raccomando, cerca di fare cose per bene. E stamattina mi sono svegliata in una maniera cioè proprio mentalmente ero off e avevo proprio bisogno di questo, cioè di ventilare e di lasciare andare alcuni pensieri, alcune cose che mi auguro possano essere di conforto per altri e per farli sentire meno soli, meno disperati. La parola che ho in testa da stamattina è disperazione, quindi sì, e che ogni tanto è utile fare un passo indietro e dire: non è una gara, non è che non sto facendo nulla della mia vita, qualsiasi cosa faccio, già alzarmi dal letto, soprattutto per chi ha sofferto di depressione, già alzarsi dal letto è una vittoria, e non è una corsa a chi fa tutto prima, a chi raggiunge più obiettivi prima di chiunque altro, assolutamente no, e soprattutto che ognuno ha i propri tempi, e lo so che è brutto ammettere che se la nostra vita fosse in qualche modo perfetta tutti si prenderebbero la laurea, cioè tutti, chi ha la passione, cioè io ogni tanto mi metto e dico cazzo, se la mia vita fosse stata lineare con una situazione economica, familiare, eccetera, eccetera, lineare, io a quest'ora ne avrei 10 di laurea, per quanto mi piace studiare, per quanto sono appassionata. Però la vita non è lineare, la vita si chiama vita perché è così, e quindi bisogna anche ricordarsi a volte che c'è tutto il tempo del mondo per fare le cose. Cioè, siamo noi che ci uccidiamo, ci mettiamo fretta, ci mettiamo i bastoni tra le ruote da soli, però abbiamo tanti giorni, tanti minuti, tanti secondi in questa vita, e soprattutto nulla finisce se passa un anno e noi non abbiamo raggiunto X obiettivo, ne abbiamo un altro di anno, ne abbiamo un altro ancora. E niente, non so se farò altri video sull'università. Credo di sì, non lo so, perché devo studiare, magari mi aiutano a... mi motivano, eccoci, mi motivano a studiare, e se avete domande sulla mia esperienza, per quello che posso essere, o se magari volete iscrivervi all'orientale e avete più di, non lo so, 25 anni, non lo so, quindi siete adulti, magari lavorate, eccetera, eccetera, magari vi posso aiutare. Io sono fuori dal giro da 2 anni e quindi non so neanche più come fanno gli esami di lingua, perché loro ogni anno cambiano modalità, e quindi adesso dovrò capire come fanno questi esami. E, però, cioè, se vi posso aiutare magari su domande tecniche, pratiche, di non lo so, chiedete, vi sarà dato. E se vi è piaciuto, vi ha aiutato, vi ha ispirato, non lo so,
questo video a me ha fatto venire fame, cioè devo essere proprio sincera, liberarsi dal peso che hai sullo stomaco lascia spazio alla fame. Quindi a me ha fatto venire fame, se anche a voi ha fatto venire fame questo video, lasciate un like, se vi ha ispirato lasciate un like, e se vi piace l'arte, l'illustrazione, l'uncinetto, e ultimamente sto facendo il ricamo anche, aspetta mi faccio vedere, c'è un ago, è il mio primo ricamo, il mio primo pezzo ricamato, che ancora ovviamente devo finire, deve venire molto figo, è un kit che ho trovato su Amazon, e se vi piace il ricamo, l'arte, eccetera eccetera, iscrivetevi, a breve farò qualche altro nuovo prodottino, e ce ne sono un paio molto molto fighi che mi entusiasmano parecchio, e niente, questo, se vi va seguitemi, se non vi va non lo fate, boh, e ci vediamo al prossimo video.